Allora, buongiorno e ben arrivata. In diretta con noi Laura Castelli, vice ministro dell'Economia e delle Finanze. Grazie per, essere, per essersi collegata con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, parliamo eh, di quello che veramente riguarda poi eh, le tasche degli italiani e soprattutto quello che sta accadendo a tantissime famiglie italiane e anche a tante imprese. So che state parlando sul caro energia delle accise mobili, di che cosa... Eh, si tratta, è eh, un'ipotesi concreta. Lei ha dichiarato già utilizzata eh, in passato, credo nel 2007, per la precisione. Sì, è uno strumento molto, molto straordinario che si è già appunto usato nel 2007, quando eh, l'Italia è stata colpita da un aumento così pesante eh, dei carburanti. Quello che si fa è utilizzare eh, quello che in più incassa lo Stato come IVA proprio perché il prezzo aumenta e si usa per abbassare il prezzo finale. È una cosa molto straordinaria eh, anche perché dietro a regole contabili un po' diverse, ma che porta all'effetto che tutti vorremmo vedere adesso, cioè una riduzione del prezzo finale eh, del cittadino. E stiamo lavorando appunto su questa norma che già solo per il fatto che è già stata utilizzata ecco, è molto, molto fattibile. Insieme a questo ci saranno anche altri interventi. Ecco, sul caro prezzi, caro bollette, eh, sicuramente c'è anche una forma di speculazione, no? Come state intervenendo? Che cosa eh, può dichiarare su, su questo? Su un momento, fra l'altro, che le famiglie italiane stanno vivendo anche con grande eh, apprensione, perché ciò che veniva pagato prima a tot, ora è aumentato di quasi di tre volte tanto, anzi, se non di più. Eh sì, anche su questo c'è stato un lungo vertice a Versailles la settimana scorsa, si parla di mettere il tetto al prezzo del gas, si tratta di eh, differenziare quelle che sono le modalità di valutare il prezzo dell'energia che viene da fonti rinnovabili o da altre fonti, perché chiaramente crea un effetto diverso. Eh, e mh, in generale si sta parlando anche di una misura che possa eh, dare più risorse dagli extraprofitti di, eh, di alcuni antigestori che ovviamente per effetto del fatto che eh, si sono o, e, e il mercato ha aumentato i prezzi hanno avuto extraprofitti. Questo è un tema eh, che ci può permettere di mh, raccogliere altre risorse e continuare a eh, ridurre così come abbiamo già fatto con due decreti l'impatto sia sulle famiglie che sulle imprese. Mm. Perché anche le imprese che, stanno soffrendo molto. In che tempi avverrà questo? Perché è impressionante, no? Come allora ancora in questi giorni il, eh, eh sì. il, 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 il giro, diciamo, delle, delle fonti delle energetiche non è ancora arrivata nella sostituzione, ma il, il rincaro è arrivato prima <ride> del cambio, no? Ed è incredibile questo, è, è quasi no? è folle ma dall'altra parte forse prevedibile, non lo so. Ecco vediamo qui nel sì, certo. Infatti, terzo, quarto trimestre sappiamo. rispetto al primo trimestre 2022, state vedendo in questa grafica che noi avevamo preparato eh, ad esempio gli aumenti in percentuale di tariffe per l'energia nel mercato tutelato. Ecco lo state vedendo eh, questa fonte, il messaggero, benissimo, vi ho preparato altre... Altre grafiche, tariffe di gas e luce, i conti delle famiglie, eh, aumenti per l'energia nel mercato tutelato. Il primo trimestre 2022 state vedendo eh, la, la differenza no, rispetto a quello che è l'aumento annuale in bolletta per una famiglia tipo insomma una famiglia media, viene definita quello come prego Castelli. Sì, noi infatti dicevo una parte di questo effetto era già prevedibile, l'avevamo previsto in seguito al periodo pandemico in un periodo inflazionistico che diciamo è causato dal fatto che abbiamo messo ehm, molte economie e molte risorse in circolo e quindi già eh, a ottobre questo tema se vi ricordate aveva cominciato a preoccupare tutti tant'è che sia in legge di bilancio che poi con un decreto ehm, che è stato fatto nei mesi successivi e l'ultimo il decreto energia fatto poche settimane fa siamo intervenuti eh, concretamente ehm, facendo i bonus sociali per le famiglie eh, che hanno più difficoltà, abbiamo, ridotto, abbiamo azzerato gli oneri di, di gestione per quelle Ehm, quelle in piccole imprese e le famiglie a bassa tensione abbiamo eh, abbassato l'aliquota dell'IVA al 5% del gas eh, metano e abbiamo aumentato il numero di rate possibili per poter pagare eh, le bollette Questo peraltro è in discussione un aumento di questo numero di rate per permettere eh, che si possa avere più tempo per pagare e in più abbiamo fatto una misura che dà un credito di imposta alle aziende energivore che hanno avuto un aumento eh, più alto di un tot per cento, a queste aziende va il 20%. Eh, queste sono le misure che oggi coprono diciamo, fino al secondo trimestre. Eh, il picco che stiamo vedendo in questa seconda ondata ci obbliga a intervenire ulteriormente eh, in maniera rapida ed è quello che sta succedendo in questi giorni. Poi io credo che sulle aziende si debba fare ancora di più perché questo vuol dire tutelare anche la filiera, tutelare i livelli occupazionali eh, e permettere che il nostro Paese, che ha una grande ossatura imprenditoriale, non si fermi. Ecco, questo inserito poi in quello che era il bilancio no, di fine anno e in previsione di quello che eh, sarà quello della, del, di, questa, di fine di quest'anno, cioè del 2022. Eh, che tipo di, di manovre presenta? Ci potrebbe essere uno scostamento di bilancio nuovamente? Allora, è indubbio che servano risorse. Io credo che oltre al tema dello scostamento, che significa che l'Italia ancora una volta in una crisi aumenta il suo debito, ci debba essere un forte... Eh, ulteriore dibattito europeo eh, mi spiego eh, sia a Versailles che le, qualche giorno fa in Ecofin, che è il luogo dove si trovano tutti i ministri dell'economia e prossimamente quando si ritroveranno eh, di nuovo tra una decina di giorni tutti i capi di Stato europei, io credo che si debba spingere ancora per misure che vengono finanziate con debito comune europeo. Non siamo di fronte a una situazione italiana e basta, siamo di nuovo di fronte a una crisi che coinvolge il mondo e l'Europa. Questo non può essere un carico solo dell'Italia, anche e soprattutto in un momento nel quale siamo, eh, abbiamo affrontato due anni pesantissimi, nei quali... Eh, lo Stato italiano ha dovuto sostenere delle spese. Io credo che su alcune partite importanti, come l'energia e, e anche i livelli, la tutela dei livelli occupazionali, penso eh, alla misura che usammo durante la crisi, se la ricorderà, si chiamava SURE, eh, debito comune per far fronte ai problemi occupazionali. Ecco, questi strumenti hanno funzionato. Bisogna capire che l'Europa si deve muovere più spesso insieme. Quindi io credo che eh, noi possiamo prevedere che il nostro paese faccia uno scostamento se serve, ma non possiamo prevedere di farlo senza che l'Europa ci metta la sua parte, perché questo sarebbe molto rischioso per tutta certo. l'Europa. Certo. Allora, eh, rottamazione terra, so che cosa, che avete svolto un lavoro importante su, sulla rottamazione. Eh, anche se non, uh, no, non si parla ancora di invece una rottamazione quater uh, um, Castelli. Sì, siamo riusciti durante la conversione al Senato del decreto Sostegni Ter a inserire tempi più lunghi per i pagamenti di quella che è la rottamazione terra, e il saldo estralcio. Questo significa eh, che le persone avranno più tempo per pagare eh, queste rate. Parliamo di una proroga al 30 di aprile per quelle mh, scadenze dell'anno 2020, una scadenza a luglio del, entro luglio del 2022 per quelle scadenze che eh, sono rate del 21 e fino al 30 novembre di, del 22 per pagare le scadenze del 2022. È un piccolo respiro ma che serviva molto, molto richiesto da tutte le imprese e da tutti quelli che hanno aderito alla rottamazione. Sono d'accordo che il tema della rottamazione quater... Eh, debba essere di nuovo presa in considerazione. Anche su questi temi fiscali stiamo lavorando con delle misure ad hoc sulle quali bisognerà per forza ragionare in questi termini. Ecco, uh, lei ha anche la delega all'economia sociale, come vi state muovendo? Eh, anche prevedendo no, tutte queste persone che stanno arrivando, noi stiamo raccontando, raccontiamo storie, no? tutti i giorni stiamo raccontando tante storie di mamme e di bambini che stanno eh, arrivando qui in Italia, scappando dalla, dalla guerra in Ucraina. Sì, guardi, giusto ieri con la mia omologa, eh, vice ministro francese, abbiamo firmato insieme un protocollo. Eh, che prevede un impegno reciproco sulle eh, imprese sociali dei nostri paesi che si attivano eh, per fare economia sociale. Questo prevederà una serie di lavori soprattutto economici eh, per sostenere questo tipo di impresa e ci siamo detti ieri le dico la verità da mamme eh, lei è mamma di una bambina piccola, io tra poco mamma e ci siamo detti lavoriamo insieme con la nostra rete di imprese sociali per sostenere eh, i bambini che arrivano e che hanno molte, molte difficoltà e quindi stiamo lavorando insieme alle associazioni per poter... Eh, eh, dare una progettazione anche simbolica di due paesi che collaborano ma che riescono a rendere grande il loro mondo di impresa sociale. Ecco Castelli, proprio su questo, siccome racconto anche storie, eh, molte storie di disabilità e di mancate assistenze, eh, in questa trasmissione ci è capitato l'altro giorno di raccontare la storia di una bambina disabile al 100% che ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 e uh, un'asla diciamo, uh, attraverso dei, cioè, i propri protocolli non porta questo tipo di assistenza ma ne prevede altre. Siccome avete mh, destinato tanti soldi ai comuni, soldi nuovi che sono arrivati, risorse nuove ai comuni per l'assistenza ai disabili, Ecco, in questo caso come eh, si può, ci si può muovere soprattutto chi controlla? Questa è una gran domanda, chi controlla? Eh, diciamo che io ho sempre pensato che mettere le risorse e basta purtroppo non serve, ci vuole una grande attività di coordinamento, queste sono deleghe che nelle amministrazioni certo. sono un po' dello Stato, un po' delle regioni, un po' dei comuni, eh, per questo anche mi sono appassionata al mondo dell'economia dell sociale, perché sono quelle realtà che poi sul territorio fanno questo tipo di certo. azioni. Io credo che ci voglia molta forza e ringrazio il fatto che lei e il programma che conduce riesce a mettere in luce queste cose, perché sono sempre date per scontato, ma non è così. Chi controlla è sicuramente un tema, ma davanti ai diritti ci vuole tutta la forza delle istituzioni per denunciare quello che non va e che si può migliorare. Oggi scuse sulle risorse non ci sono, peraltro, anche sul PNRR. Ci sono molte risorse che sono dedicate a questo tipo di attività e quindi va fatto un lavoro certosino. Io credo che la politica lo debba fare con più passione per andare a vedere laddove le cose non stanno funzionando. Allora la ringraziamo, eh, grazie. Veramente state facendo un lavoro straordinario. Uh, Laura Castelli, vice ministro dell'economia e delle finanze, e eh, le faccio chiaramente eh, il mio augurio più bello per la sua maternità. Eh, grazie veramente. Grazie. Se ce lo permetterà allora noi le segnaleremo questi casi eh, di disfunzioni, cioè di mancanza di comunicazione a volte tra il cittadino e l'istituzione. Grazie ancora Laura Castelli, grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie e buon lavoro. Grazie a domani.